Oggi sta serie a Gabigursin ma parla d'allodio e biburtem un pareti baesi, principiem cu Jérémy Leboeuf in Santa Zewir. Jérémy, salude. Salude, Maya. Pusemo. Allora, Jérémy, oggi esiste sta la digui in Santa Zewir, ma non si era dei nersa. Ie, mo gampa de nersa 6 anni e poi a casa che mo allugado era appena troppo giugo. Perché mi ha donato la viola e mi ha cercato un alloggio appena più grande. E in Ersa non è troppo un'onda e manco in Ibaesi vicini? No, un'onda, non c'era manco un'offerta. Quanto è cercato? Mi ha cercato per un anno. Mi ha appena più vicino a Bastia, ma era troppo caro. I prezzi sono stati un problema per voi? Sì, perché non potevamo mica mettere un salario usando un nostro alloggio. Chi sono i prezzi che voi avete trovato? Abbiamo trovato una casa per 1.400 euro. E come eravamo due anni che conoscevano, ci avevano fatto a 1.200, ma era troppo. Allora abbiamo aspettato. E infine abbiamo trovato qui, in Luri, in Mobese. Nello stesso tempo c'era una proposta di avere un alloggio sociale e cascato nello stesso tempo e forse abbiamo scelto questa perché eravamo appena più in antanadura. Jérémy Leboeuf è lurese, ma d'andare da sua casa in famiglia ciò l'ha da lontana Silvia Marina di Santa Zewir. Di indedere, bigina un baisolo di Abiazza in un luogo di Amado Erignano che si trova a casa in indivisione. E un mio cugino che da 50% di Ebarte l'ha fatto espertizzare da 800.000 euro. Io volevo comprare Ebarte, ma faceva troppo caro. Per me, per un uomo che lavora, qui in Capigorso, un uomo normale, diremmo, non è mica un prezzo normale. Perché ci sono i lavori, non in questa casa? Sì, è bella sicura. Abbiamo salvato detto già due volte, ma non so mica se lo tenerà una terza. Da valorizzare l'installazione dei giovani, certe comuni hanno deciso di dargli una mano, come qui in Sisco, in due è stato approntato questo terreno comunale da accogliere due case. Qui, questi terreni sono due terreni che hanno essere venduti per residenza principale. Ah, sì, ben inteso, per residenza, e per giovani, ben inteso. Per i primi anni che possono avere una casa per redi. E sono, sono quattro giorni che hanno comprato e sono già figurati, grazie a Dio. E erano proprietari dei sei mesi che vennero. E hanno pagato 60.000 euro i 750 metri, che fanno 80 euro metro quadrato. E a metà, si può dire, un quinto il prezzo che gli sono venduti qui. Con vista non tomare e tutto sarà rispettato perché avanti ai 100 metri è rispettata e è per questo che non abbiamo mica fatto né tre. E tanto ci sono stati i candidati, ci sono stati parecchi senza pubblicità. Sapete che in Sisco oggi tutto si venderebbe e non c'è mica sai i terreni costruttivi. Noi che siamo su Duva, gli di là così, e c'è stato sei persone che hanno mandato e se cominciamo a più bigando abbiamo mica sei. Ma noi abbiamo 60, ma non vogliamo mica, vogliamo fare preferenza ai giovani e per essere residenza principale, perché i corsi non possono più alloggiarsi in casa sua, perché oggi non c'è più alloggio per nessuno. A Gumuna di Sisco ha di nuovo compro questo terreno, in due desideri hanno costruito da qui a due anni 8 appartamenti e 8 pareti locali per commerci e servizi. Sta alloggi saranno messi a piglio a prezzi moderati, 9 euro al metro quadrato e riservati a residenze principali. Da lotta contro le residenze secondarie, che rappresentano ora 40% di parco immobiliare sischese, si è di nuovo deciso di gula ad essa abitazione di 30%. Una scelta assumata, che non è mica stata quella di Domino. A punta di Gabigorso, a comuna è bella più lontana da Bastia. Qui di noi ci sono assai residenze secondarie ed inverno e strette sono deserte, ma secondo me sarebbe controproduttivo di dare di più.
se domani avremmo bisogno di far crescere queste razze, avremmo con noi? Allora, non avremmo mica bisogno, e al contrario, cosa preferiamo dire? Che è niente, e soprattutto niente che sono d'origine di un paese, può se non farsi un pezzo di casa o comprarsi un pezzo di casa qui in Tumino per poi camparci il più possibile, in tutti i casi noi li aspettiamo. E anche se li giso brudietti gumuna li pegrea all'odi, o gartular e li barre complesso. Il problema è a parecchi livelli, di a difficoltà di trovare i luoghi, i terreni di sicuro, di a difficoltà di trovare gente che hanno abbastanza mezzi per fare queste case e di difficoltà per trovare l'aiuto pubblico che può permettere a queste gente di installarsi. Problemi, a iguali si aggiungono le deulezze di rete elettriche e telefoniche o anche garanzie in acqua, freni allo sviluppo economico che ci vorrebbe a regolare, da che li vumino d'orna i gamini in di paesi capigorsini.